Ciao ragazzi, allora questo è il video famoso per il referendum, lo stanno facendo tutti, so che sarà per molti un rompimento di scatole, ovviamente per chi ha idee molto diverse sarà anche fastidioso, ma io credo che sia molto importante farlo e quindi lo faccio. Eventualmente non guardatelo. Però ragazzi, fare questo video è molto difficile perché io non voglio fare il solito video che hanno fatto tutti, perché appunto è già stato spiegato ampiamente come funziona il referendum, tutta una serie di notizie pratiche sono già state dette. Quindi ricapitolando, il referendum è il 12 e il 13, che saranno domenica e lunedì, sono i giorni per andare a votare. È un referendum abrogativo, vuol dire che si vuole dire se vogliamo che la legge venga applicata oppure no. Quindi la domanda sarà, cioè è come se vi dicessero, guarda, la legge per fare il nucleare esiste, verrà fatto, vuoi che venga annullata? E voi dovete rispondere, o sì o no, cioè la domanda è, vuoi che venga annullata la legge? È facilissimo, cioè non ci trovo niente di difficile, tutti che dicono devi dire sì per dire no, devi dire no per dire sì, quindi no, sì, boh, vuoi che venga annullata questa legge? Bene, rispondi a questa domanda, cioè non ci trovo niente di strano. Ovviamente il referendum non è soltanto sul nucleare, è una cosa che già appunto si sa, ma è meglio sempre ripetere queste cose, perché dopo arrivano i commenti, ma non è solo sul nucleare? Sì, ok. Allora, non è solo sul nucleare, anzi, un'altra cosa fondamentale, importantissima, è la privatizzazione dell'acqua. Quindi, tu vuoi che questa legge che è già stata fatta e che quindi una volta applicata renderà l'acqua non più un servizio pubblico ma un servizio privato, tu vuoi che questa legge venga abrogata? Sì o no? E un'altra parte del referendum riguarda il legittimo impedimento, ovvero tu vuoi che il Presidente del Consiglio italiano, in generale, qualsiasi Presidente, non solo quello che c'è adesso, ma il Presidente del Consiglio italiano possa appellarsi al legittimo impedimento e non presentarsi in aula di tribunale qualora fosse necessario? Vuoi che venga abrogata questa legge? Sì o no? Ok, allora può darsi che ci sia anche qualcuno che è d'accordo a fare il nucleare, è d'accordo anche con la privatizzazione dell'acqua, però non è d'accordo con il legittimo impedimento. Bene, non fregatene, non dite vabbè, ma sì, andate a votare. Basta, io non voglio parlare di queste informazioni tecniche, non voglio fare politica, non voglio dirvi che cosa dovete dire, che cosa non dovete dire, non voglio nemmeno dirvi la mia opinione, penso comunque che si capisca. Io voglio parlarvi di un'altra cosa, voglio parlarvi della nostra splendida, meravigliosa Italia. Quello che mi preme proprio tanto, che mi sta facendo muovere tutte queste cose dentro e mi spinge anche a scrivere i messaggi su Facebook, a smaranarvi tutti quanti, dicendo andate a votare, con la gente che mi scrive. Mi fa i commenti, mi dice, beh, ma se ci tenevi tanto potevi anche partire dopo, potevi rimandare il tuo viaggio, cosa che evidentemente non poteva, cioè no, non potevo rimandare il mio viaggio, non potevo, se avessi potuto l'avrei fatto, veramente, veramente, ma non potevo. Gente che mi dice, beh, puoi tornare qui per votare, non sono miliardaria, non posso permettermi purtroppo di spendere altri 600, 700, 800 euro per andare e venire dall'Italia. Mi dispiace, se potessi anche in quel caso lo farei. Ci sono una serie di impedimenti. Mi sono informata per vedere se potevo votare da qui, ma non posso, perché possono votare solo i residenti italiani all'estero. Io non sono residente qui, sono qui solo per 3 mesi, ormai un mese e mezzo è già passato, però capite, insomma, era abbastanza difficile, però mi preme e voglio comunque dare un mio contributo di cittadina italiana per questa questione. Questa volta qui, secondo me, è veramente più importante rispetto agli altri referendum, perché se anche questa volta non si raggiunge il quorum, vuol dire che veramente il nostro paese sta andando a scatafascio. Cioè, io dico,
Ragazzi, ma si spendono un sacco di soldi per fare il referendum. Allora, che sia un'idea o che sia l'altra, che sia che vogliate dire sì, che vogliate dire no, ma andate a votare. Cioè, sono i vostri soldi, sono i nostri soldi che vengono spesi. Cioè, io non riesco a capire questa cosa di... Non riesco a capirla. Cioè, io sono davvero d'accordo con Maddalena quando dice se non voti non esisti. Non esisti. Già lasciamo in mano il nostro paese a quei quattro bip che non voglio neanche dire, non fatemelo dire perché appunto non voglio fare politica, lo lasciamo proprio lì che facciano quello che vogliono e non interveniamo. Quando abbiamo il minimo, la briciola di potere per esprimere la nostra opinione non l'esprimiamo, non ha senso. Anche perché se fossimo un paese di gente tutta felice, tutta tranquilla, tutti proprio sereni nella condizione in cui siamo, direi vabbè, cioè, siamo così bene che non abbiamo evidentemente bisogno di esprimere la nostra opinione, ma siamo sempre lì che ci lamentiamo. Cioè l'italiano medio, io quando incontro italiani anche all'estero, la prima cosa, proprio le due cose che uniscono gli italiani veramente sono il calcio, veramente, purtroppo non era vero, il calcio e la lamentela sul proprio paese. Ah, in Italia va tutto male, tutto ta, tutto ta, tutto ta. Allora, se non raggiungiamo il quorum, questa è una promessa che vi faccio, se non raggiungiamo il quorum, questo referendum va alle ortiche come gli altri, e sento ancora un italiano che si lamenta, giuro che partono gli schiapponi, perché non è possibile. No, dai, sto esagerando, però da un po', fa un po' arrabbiare questa cosa. Però vabbè dai, io quello di cui volevo parlare in realtà era questo, il fatto che tutti noi sotto sotto lo sappiamo, perché appunto parte della lamentela di noi italiani è dire con tutte le cose belle che abbiamo in Italia, con tutto quello che potremmo sfruttare, non viene fatto niente. Quando si va all'estero ci si rende veramente conto del potenziale immenso, infinito che abbiamo. Ma abbiamo una cultura, abbiamo un bagaglio culturale che è qualcosa di immenso. E siamo persone veramente in gamba. Però insomma ragazzi, quello che voglio dire io è, abbiamo tanto. Abbiamo tanto da dire, tanto da fare, tanto da dare, tanto da condividere con il resto del mondo. Io cioè, penso che sia veramente sciocco sprecare tutto questo, è proprio sciocco. Allora, al di là di questo particolare referendum, che è molto importante in ogni caso, cioè, cerchiamo di pensare meno a lamentarci e più a risolvere, a fare, a... Ok, insomma ragazzi, io non credo di aver espresso veramente appieno quello che volevo dire. Non lasciamo che le cose vadano alla deriva. Cerchiamo di prendere noi in mano la situazione. Siamo troppo disincantati, siamo troppo in qualche modo disperati, ecco. Cioè, la mentalità dell'italiano medio è sì, vabbè, ma tanto le cose non cambiano mai. Oppure, un'altra frase tipica, sì, vabbè, ma cioè, ci sono le elezioni, sì, ma chi vado a votare? Bisogna scegliere il meno peggio. Ma no! Bisognerebbe scegliere il migliore, non il meno peggio. Se non c'è il migliore, troviamo il modo di far sì che questa cosa succeda, troviamo il modo di far sì che questa cosa avvenga. Ok, io vivo nel mondo delle nuvolette, lo ammetto, non faccio fatica ad ammetterlo, anzi lo sapete, chi mi conosce, ma lo sa. Vivo in questo mondo fantastico, sono tutta frufru. Però io ci credo veramente che noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. E allora basta stare qui a lamentarsi, ah perché va tutto male, eh? E poi quando abbiamo gli strumenti per dire la nostra e in qualche modo cercare di cambiare una situazione che non ci piace, ce ne freghiamo. No, non va bene. Qualunque sia la vostra opinione rispetto a questo referendum, andate a votare. Fate questo favore a tutta la nazione e a voi stessi. Andate ad esprimere il vostro giudizio. Io, se fossi proprietario di uno stabilimento balneare, domenica, a parte che chiuderei, ma non fai entrare nessuno finché non ti mostrano che non ti dimostrano che sono andati a votare. Cioè, non, ma no, ragazzi,
non si può fregarsene anche questa volta, assolutamente. Quindi veramente fatelo per tutti quelli anche che non possono. Ah, poi un'altra cosa molto importante che ha detto anche io, che hanno detto molti altri, che era comunque da sempre la mia idea, è diffondete il più possibile tra chi non frequenta il web, perché tra di noi ormai sappiamo tutto sul referendum, si sa tutto, si sanno i giorni, le cose, le modalità di come andare a votare, non sovrapporre le schede e dire sì se vuoi dire no, dire no se vuoi dire sì, bla bla bla, sappiamo tutto. Ma ditelo anche a chi non va in internet, cioè parlatene il più possibile, siete a fare la spesa, siete sul fruttivendolo, c'è la vecchiarella o il vecchino che stanno prendendo la frutta, fate due parole, dite, ma allora signora, allora lei andrà a votare il 12 e il 13, e insomma parlatene, cercate di spiegare, se vedete che hanno dei dubbi le persone, spiegate, date un'idea, avete la nonna che non può andare a votare, prendete e la portate voi, o che ne so, parlatene in famiglia. Cercate di diffondere questa cosa tra chi non è all'interno inserito nel web. Quindi soprattutto gli anziani, magari anche i vostri genitori, per esempio anche i miei genitori non frequentano particolarmente il web. Quindi cercate di parlarne in famiglia e al di fuori, negli ambienti dove sapete che potete essere più incisivi. Io se fossi in Italia in questo momento sarei andata a distribuire volantini, mi sarei attivata proprio a livello materiale, ecco. L'unico modo che ho è quello di fare i video, quindi sopportate questa cosa, però per questa volta. Niente, io penso di aver detto tutto, spero di non aver innescato qualche strana bomba atomica, sapete che comunque non disattiverò mai la casella dei commenti, per quanto possa a volte essere sgradevole ricevere certi insulti gratuiti o cose del genere. Il mio canale è molto democratico, cioè tutti possono esprimere la loro opinione, quindi lasciate commenti qua sotto, ditemi cosa ne pensate e niente ragazzi, viva l'Italia, io veramente amo il mio paese e quindi mi auguro e anzi voglio, perché non è una questione di sperare, perché sperare vuol dire che deleghi sempre a qualcun altro il compito di fare quello che invece devi fare tu. Io amo il mio paese e voglio che il mio paese possa migliorare in tutte quelle cose che attualmente non vanno bene. Piano piano, sono tante, ma unendo i cervelli, unendo le forze, unendo lo sforzo, perché comunque non è una cosa facile, si può arrivare a cambiare. Quindi ragazzi, basta, ho detto tutto, il 12 e il 13 giugno, domenica e lunedì, andate a votare per questo referendum, non mi interessa cosa volete votare, basta che andiate, andate, andate, andate. E ora vado anch'io a farmi friggere, ci vediamo nel prossimo video. Ragazzi, grazie comunque di seguirmi sempre. E grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie ai vecchi, grazie a chi commenta, e grazie, grazie, grazie. Ciao ragazzi, siamo tutti.